Inaugurate le nuove aree gioco e fitness al Parco della Rana. In sostituzione delle vecchie strutture sono stati installati nuovi giochi inclusivi e attrezzature per l'attività fisica, il tutto rifinito con apposita pavimentazione antitrauma in gomma riciclata. L'investimento complessivo è di 170.000 euro. Sì, siamo contenti, finalmente si vede i frutti del nostro lavoro in un luogo dove era praticamente insicuro perché i giochi erano completamente rotti, ormai desueti. Finalmente c'è un parco giochi sicuro, moderno, dove le famiglie possono portare i bambini tranquillamente a giocare, e abbiamo implementato anche con tutti quei servizi legati al fitness, gli attrezzi per fare ginnastica. Qui è un luogo frequentato anche da molti atleti che vengono a correre durante la sera. Continuiamo sul lavoro e andiamo avanti per tutto quello che riguarda le famiglie, le scuole, la sicurezza, i parchi, e così è quello che avevamo scritto nel programma elettorale, quello che vogliamo fare. Finalmente anche qui siamo arrivati a realizzare un parco veramente inclusivo, un parco giochi veramente inclusivo dove tutti i giochi possono essere utilizzati sia da bambini portatori di handicap che dagli altri bambini con le stesse identiche modalità, e quindi veramente realizzando la possibilità di giocare tutti insieme senza alcun tipo di discriminazione fisica. Altra particolarità importante è che si tratta di materiali tutti completamente riciclabili, e per la prima volta si adopera la gomma colata che permette di realizzare una pavimentazione antitrauma sul posto, e quindi con i colori e con la forma che si è decisa nel progetto. Non c'è niente di preconfezionato, è tutto realizzato sul posto. Questo è il modello che vorremmo seguire da qui in avanti per i futuri parchi ai quali stiamo lavorando, e in particolar modo entro il prossimo anno dovrebbe essere pronto anche il Villone Puccini, dove sarà realizzata una struttura di questo genere, poi a seguire negli anni futuri anche Piazza della Resistenza e poi la Tour 7.